Ogni centro di servizio ha veramente un'ottica, una prospettiva differente. Su Imperia noi abbiamo evidenziato in questa fase soprattutto una grandissima preoccupazione in alcuni settori che sono stati molto trascurati dalle istituzioni in una fase di grave crisi economica. Forse la nostra provincia è quella che ha risentito anche di più e denunciato maggiormente la carenza dei bilanci delle amministrazioni locali per quanto riguarda la voce sostegno sociale. Quindi il centro ha tentato di incentivare al massimo il suo sostegno a progetti di rete insieme agli enti e ai distretti sociosanitari per intervenire nelle emergenze. Emergenze sociali principali le troviamo nel settore dell'handicap e in quello minorile. Però è anche evidente che il nostro intervento, che non si può limitare soltanto alle gravi emergenze, e molto attenti siamo anche al tema dell'immigrazione. Consideriamo che la nostra è provincia di confine e quindi sul tema dell'immigrazione molti sono i progetti di associazioni che il centro di servizio stesso sostiene e promuove proprio nell'ottica di recuperare queste questioni, queste carenze.